Buonasera a tutti, dal vostro Alessandro Benigni e ben trovati per una nuova puntata di Teleconsiglio Regione. La Toscana sta provando a recuperare terreno sul piano vaccinale, ma persiste il problema della scarsità delle dosi disponibili. Vediamo. Vediamo il 25 aprile, però, diciamo le tappe di avvicinamento sono state tutte rispettate. Questo, grazie all'impegno dei medici di Medicina Generale, come avevamo previsto sono un'organizzazione molto compatta e efficiente che riesce a contattare fino al dettaglio eh, tutti i soggetti eh, che si affidano a quella catena e che stanno facendo tutti i vaccini che arrivano eh, e che sono destinati agli over 80 che per fortuna sono quelli che stanno arrivando quindi direi che allo stato attuale ci sono tutte le condizioni per poter dire che le tappe che c'eravamo prefisse e quindi anche il 25 aprile Saranno rispettate. Noi eravamo avanti sugli over 70, avanti sui 90 anni, eh, sui fragili è un dato un po' anomalo, quindi non si sa bene anche le altre regioni come sono messe. E indietro sugli ottantenni. Sugli ottantenni abbiamo recuperato e siamo ancora avanti sulla fascia dei 70-79, e ovviamente gli over 90, vabbè, quello va, va da sé. Quindi, eh, il limite ancora oggi continua ad essere quello dell'arrivo dei vaccini avevamo la notizia positiva dell'arrivo di Johnson Johnson che come abbiamo visto purtroppo rimane anche questa subiudice e eh, vedremo che cosa succederà nei prossimi giorni dopo aver evidenziato anche grazie al nostro lavoro in consiglio regionale alcune criticità, aver messo in evidenza alcuni punti, alcuni limiti di quello che è avvenuto nei mesi scorsi a mio avviso adesso si sta iniziando a migliorare i numeri dimostrano e dicono questo Credo che si debba fare bene e velocemente, bene l'intervento della protezione civile, bene anche il fatto che si possano utilizzare più metodologie di vaccinazione, i medici di famiglia stanno facendo la loro parte, però bene anche l'utilizzo degli hub, credo che gli over 80 debbano essere fatti quanto prima, così come le persone fragili, e credo che si debba avere certezza delle dosi e un'organizzazione che deve essere supportata dalla Commissione speciale. Noi abbiamo chiesto che venga istituita velocemente e questa perdita di tempo non è necessaria, serve che maggioranza e opposizione si possano incontrare per dare un supporto fattivo, collaborativo e questa commissione deve essere costituita anche da degli scienziati, da dei tecnici che possano supportare il soggetto decisore politico. Abbiamo portato un atto per fare chiarezza sulle vaccinazioni agli ultraottantenni, vaccinazioni che evidentemente nei numeri in passato eh, è stato chiaro che la regione Toscana è rimasta indietro, è rimasta indietro eh, rispetto alle altre regioni a livello nazionale e, e i numeri non tornano. E noi abbiamo chiesto chiarezza, chiarezza su quel termine altro che veniva eh, individuato nella categoria vaccinata con il Pfizer che è eh, chiaramente un vaccino da destinare in maniera specifica a coloro che operano in prima linea nell'ambito sanitario e agli ultraottantenni. Ancora ad oggi non abbiamo capito in questa categoria altro chi sono stati vaccinati, faremo un accesso agli atti, cioè vogliamo andare fino in fondo per capire quali vaccini sono stati usati e chi è stato vaccinato in base alle categorie. Poi le linee guida con il nuovo governo Draghi, evidentemente sono cambiate. Sui vaccini c'è tuttora un grande caos. Allora io voglio essere molto chiaro noi siamo stati molto chiari come Fratelli d'Italia il fatto che arrivino poche dosi non è responsabilità né di Gianni né di Bezzini, i quali però devono dare risposte alle tantissime persone preoccupate, fragili, over 80, quello, coloro che hanno bisogno di avere la eh, somministrazione presso il proprio domicilio, che continuano a impazzire da un sito all'altro. C'è ancora troppa confusione in questo. La Regione Toscana deve attrezzarsi molto meglio nel dare risposte. E soprattutto queste risposte non possono essere affidate soltanto alla via telematica Specialmente quando si parla di over 80, perché andare su un sito internet non è la stessa fatica per un ottantenne, per il sottoscritto o addirittura per un sedicenne, è evidente che è un percorso differente. Quindi, da questo punto di vista, ci sono tantissime persone che ci chiamano quotidianamente, come chiamano quotidianamente i consiglieri degli altri partiti di maggioranza e mi immagino anche della Giunta. A questi dobbiamo dare delle risposte dopo ormai mesi che è cominciata la campagna vaccinale e la risposta non può essere limitata a un sito internet, a uno schermo di un computer. La campagna vaccinale va ancora a rilento in Toscana. Certo, c'è un dato che noi ci preme sottolineare da forza. Responsabile, quale siamo? Se non arrivano i vaccini, diventa difficile vaccinare. Abbiamo contestato in una prima fase alcune scelte della Regione Toscana. Non eravamo favorevoli a far vaccinare gli avvocati. Avevamo ragione, oggi gli avvocati non si vaccinano più. Abbiamo chiesto di vaccinare immediatamente gli over 80. La Regione era indietro, oggi sta facendo con un sacrificio eh, un avvicinamento a quello che è la media nazionale, anche seppur in difficoltà e con dati peggiori della media nazionale. Avevamo chiesto di far vaccinare tutti i malati oncologici, non soltanto quelli che hanno finito la chemioterapia o le cure entro i sei mesi, ma di vaccinare tutti quelli che sono in follow-up, cioè tutti quelli che hanno i cinque anni previsti dal sistema sanitario nazionale e dal sistema sanitario regionale con i codici di esenzione. Il Consiglio regionale ha detto che avevamo ragione, aspettiamo che anche il Ministro apra a tutti, perché diventa inaccettabile vaccinare solo una parte di quei malati. E ancora c'è da puntare l'indice verso i contratti capestro che sono stati fatti dall'Unione Europea nei confronti delle multinazionali del farmaco che mancano di fatto e hanno mancato degli accordi che sono stati fatti. L'altra è l'organizzazione. Ancora oggi la piattaforma dava delle criticità, per esempio i riservisti non si possono prenotare perché già probabilmente inseriti al sistema e non riescono ad accedere, quindi in pratica abbiamo di nuovo questo, pro abbiamo di nuovo questo problema. Abbiamo il problema che ancora molta molti eh, over 80 non riescono, eh, non hanno vaccinazione, non sanno cosa fare, aspettano di essere chiamati ma non sanno se saranno chiamati e la commissione speciale che era stata richiesta ancora non si attiva. Probabilmente l'attiveranno quando ormai sarà arrivato il Governo nazionale a imporre alla Toscana una sterzata netta su come viene gestito il piano vaccinale che continua a essere fallimentare, nonostante si continui a dire che le cose stanno migliorando. Già il fatto che dicano che stiano migliorando in pratica è un implicito riconoscimento che finora sono andate male. A tener banco in queste settimane c'è anche il tema delle riaperture delle attività commerciali. La maggioranza attende un segnale dal governo, mentre le opposizioni attaccano. Da una parte, con il cuore, siamo vicini a coloro che ormai non stanno più sopportando le chiusure, dall'altra parte il grande equilibrio di dover tutelare la, la salute dei, dei cittadini e degli ospedali, soprattutto degli operatori che in questo momento stanno soffrendo. Quindi è importante, secondo me, valutare e avere anche la possibilità di fare quell'esercizio un pochino più approfondito, ovvero di poter andare ora, in base anche a quello che sceglierà il governo, a le riaperture, come già avevamo chiesto peraltro nelle scorse chiusure, nella prima ondata, andare per chiusure là dove ci siano veramente dei casi, eh, un numero di casi superiore alla norma. Eh, era un po' l'interrogativo che ci eravamo posti appunto qualche mese fa, è, è necessario chiudere tutto anche laddove non ci siano casi e contagi? Beh, è, è un po' il principio su cui proveremo a riflettere nei prossimi giorni. Ovviamente, sapendo che la Regione non ha autonomia in quanto a riaperture. Noi siamo convinti del fatto che le attività debbano riaprire, possano riaprire rispettando le regole, facendo prevenzione, mettendo una mascherina, tenendo le distanze, lavandosi le mani. Cioè, ci diamo tre regole certe, le rispettiamo e siamo convinti che le attività economiche saranno le prime a chiedere ai propri clienti di rispettare. Le normative non possiamo più accettare delle chiusure. A mio avviso questa storia dei colori giallo, rosso o arancione che sia deve terminare perché non può più durare un lockdown permanente a distanza di un anno. I numeri ci dicono questo. Peraltro, per effetto di tutti questi ripetuti lockdown, non è che il quadro sia migliorato rispetto al di altri paesi europei. Quindi diamoci delle regole, magari rigide, ma rispettiamole e consentiamo all'impresa di lavorare, così come alle scuole di essere aperte. Noi lo stiamo dicendo in tutte le sedi istituzionali che laddove si può riaprire, è consentito dai dati e, e si può riaprire in sicurezza con tutte le norme del caso, si deve riaprire. Dobbiamo tornare a vivere, dobbiamo consentire ai nostri cittadini di lavorare, perché questo ci chiede ormai la nostra cittadinanza, quella di poter tornare a lavorare. Siamo un popolo di lavoratori, non siamo persone che vogliono stare con le mani in mano e riteniamo che laddove c'è la possibilità si debba farlo il prima possibile, perché Salvare l'economia è indispensabile, anche nella nostra regione sappiamo benissimo che la maggior parte delle nostre attività sono fatte di piccole imprese a conduzione familiare, quindi stiamo mettendo veramente a repentaglio il futuro anche di piccole aziende che ormai sono tramandate da generazioni. La sfida doveva essere una sfida già iniziata. Io come voi ho assistito alla nascita di un governo nazionale chiamato a sostituire il governo che non sapeva decidere per iniziare a decidere e avviare il cronoprogramma verso le riaperture. Mi pare che ci sia una continuità totale e assoluta tra questo esecutivo e quello precedente. Mi sembra che, come l'ex primo ministro Conte non sapesse scegliere da dove ripartire per le riaperture, il presidente Draghi sia nella stessa identica situazione e continuiamo la cosa surreale di continuare a tener chiuse quelle attività che abbiamo chiuso da un anno e mezzo senza che la loro chiusura incida in qualche maniera sui contagi. La parola d'ordine d'ora in poi deve essere riaprire. È inaccettabile che si continui a tenere le attività commerciali chiuse. Da un lato noi dobbiamo certamente accelerare la fase vaccinale ma dall'altro se chi ci governa non si rende conto che riaprire diventa un elemento essenziale anche per evitare quelle spiacevoli episodi che giustamente i manifestanti manifestano per il loro lavoro, i loro diritti, le loro aziende, la fatica con la quale in tanti anni magari ereditando da, dal padre hanno mantenuto la propria bottega, il proprio taxi il proprio banco d'ambulante, il proprio bar, il proprio ristorante, il proprio lavoro da guida turistica, manifestano ecco è inaccettabile vedere che si continua ancora a tenere chiuso. Occorre riaprire. Da un lato si è chiesto alle imprese di fare investimenti, alle palestre di comprare i agli estetisti e eh, parrucchieri di mettersi in sicurezza, alle piscine di mettersi in sicurezza, ai bar e ai ristoranti di mettere tutte le norme igieniche e dall'altro si continua ancora a tenerli chiusi. Le riaperture ci devono essere e devono essere fatte con molta cognizione di causa e con attenzione. Ecco perché non si può andare in maniera isolata la regione toscana piuttosto che altre regioni. Io credo che molti professionisti siano in grado in questo momento di riuscire a lavorare, magari meno, ma in sicurezza, però tutto questo deve essere concertato insieme a dei tecnici che sappiano anche fare queste valutazioni e delle volte prendere delle posizioni politiche può significare non riuscire a contemporare tutte le esigenze che ci sono. La, il ruolo della politica in questo momento è far venire incontro le esigenze della sicurezza con quelle delle persone che giustamente, legittimamente, e per questo noi gli siamo vicini, chiedono di ricominciare a lavorare. A 30 anni esatti dalla tragedia del Moby Prince si continua a chiedere verità e giustizia. In Consiglio regionale il Presidente Antonio Mazzeo ha scoperto una targa in memoria delle vittime. È un gesto importante perché ricorda una delle stragi più terribili che ha vissuto la nostra Toscana eh, quando eh, il 10 di aprile sono stato a Livorno negli occhi dei familiari delle vittime c'è tanta voglia ancora di verità e di giustizia. Noi oggi eh, ponendo, deponendo qui la targa sul trentennale della strage del Moby Prince, vogliamo dare un segnale chiaro, il segnale che quella verità e quella giustizia devono essere ritrovate. Eh, sono insieme ai colleghi dell'Ufficio di Presidenza, alla collega Fratoni, al collega Casucci, insieme al collega Gazzetti e al collega Landi per deporre questa targa e per depositare una rosa rossa e per dire che tutti insieme chiediamo a gran voce che questa giustizia e questa verità possano venire davvero a galla. Il Consiglio regionale della Toscana come la regione toscana da sempre è vicina ai familiari delle vittime della strage del Movi Prince, come delle altre sciagure e stragi che hanno insanguinato la Toscana, in occasione del trentesimo anniversario della strage del Mobi, con una mozione chiediamo tutti insieme che ci sia un grandissimo lavoro a sostegno anche delle richieste avanzate a livello parlamentare per l'istituzione di una nuova commissione d'inchiesta, ovviamente la disponibilità della Regione Toscana a dichiararsi parte civile in caso di riapertura di un procedimento eh, a qualsiasi livello e soprattutto ovviamente torniamo a manifestare la più totale vicinanza e solidarietà ai familiari delle vittime, a tutti i familiari e in questo momento il pensiero non può che andare a una persona soprattutto a Loris Rispoli. Non dobbiamo lasciare nessun ambito oscuro, la politica deve fare tutti gli sforzi possibili per arrivare a quella verità. Sicuramente non dobbiamo andare a indagare come, ha fatto, eh, la, come hanno fatto le indagini giudiziarie, ma da forze politiche dobbiamo fare tutto il possibile perché le famiglie che hanno vissuto in prima persona questa tragedia a cui noi ancora oggi ci uniamo con questa celebrazione debbano avere una verità vera.